Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale, oggi un nuovo video e questo qua è il video di prodotti finiti del mese di settembre. Vi anticipo che non vedrete tantissimi prodotti perché non ne ho finiti tanti in questo mese, ma vi lascio qua in sovraimpressione anche il video precedente a questo dove ho raggruppato quelli di luglio ed agosto e lì vedrete tantissimi prodotti. Ve lo lascio da qualche parte nel caso vogliate vederlo e non l'avete ancora visto. Passo subito a farvi vedere quello che ho terminato in questo mese. Ovviamente per prima cosa non posso che farvi vedere un bagno schiuma. E questo qua è il palmolive con latte e oliva. Questo qua è il formato grande da 650 più 100 ml. E questo qua io lo pago 1,80 euro se non vado errato, mentre quello là classico lo pago 1,40 euro, che non ricordo assolutamente quanti ml possa essere. Questo qua io lo adoro, è bello, denso, profumato, lascia la pelle morbidissima, profumatissima a lungo e molto spesso non vado a idratarla perché la sento già bella nutrita. E questo qua è assolutamente un mio must have, lo avete visto secondo me in tanti video e come vi dico sempre continuerete a vederlo perché lo adoro e quindi per me è super consigliato. Altro bagno schiuma must have per me, e lo sapete già, è questo qua di Dermomed con talco e iris. Questo qua è molto meno denso dell'altro, ma ha un profumo veramente paradisiaco. Io adoro il profumo all'iris, tanto che ho anche il profumo dell'erbolario, quindi è proprio un profumo che mi piace tantissimo. E questo qua anche lascia un ottimo profumo addosso, lo lascia in bagno a lungo, è veramente fantastico. Questo qua è sempre un 750 ml, lo pago 80-90 centesimi, non di più, e veramente adoro. Altro prodotto di Dermomed che compro e ricompro da un sacco di tempo è questo qua, che è il sapone per le mani. Questo qua nello specifico è al frangipane e pesca, è da 1 litro e lo pago 1,20 euro. Adesso, finito questo, utilizzerò l'altro che avevo di scorta, che è sempre talco e iris, perché non lo compro soltanto per quanto riguarda il bagno schiuma, ma lo compro anche per quanto riguarda il sapone per le mani, e lo comprai anche deodorante, però ovviamente deodorante l'ho strabocciato nel precedente video e quindi quello là no, assolutamente, non per l'odore ma per la resa, perché non teneva una mazza. E quindi questo qua anche è super consigliato. C'è anche la versione col dispenser direttamente, però io prendo questo qua a ricarica perché poi lo vado a mettere nei dispenser che ho nei vari bagni e quindi mi va bene così. Poi ho terminato questo prodotto qua, che anche è un mio must have, insomma, che è lo shampoo di Garnier ultra dolce al tè verde e le 5 piante. Lo avevo accantonato per un periodo, ma non perché non mi piacesse, ma perché non lo trovavo quasi mai. Adesso lo sto ritrovando e infatti lo sto prendendo. È rimasto giusto un po', che però poi non riesco a far uscire, quindi comunque è terminato. Adesso ne ho un altro di questo e poi sto usando quello là con acqua di cocco e aloe vera, che anche mi sta piacendo molto e ha un ottimo profumo. Questi qua io li pago soltanto 1,25 euro. Utilizzo quasi sempre questi, anche se vorrei provare tipo Head & Shoulders e la linea Fructis. Però alla fine vado sempre a ricomprare questi qua perché per rapporto qualità-prezzo sono veramente ottimi. Altro prodotto che vedete sempre in ogni mio video mensile è questo qua, che è il Dove Go Fresh. Questo qua è sempre con tè verde e cetriolo, questo qua io lo adoro, lo pago 1,70-1,80 euro questa confezione da 250 ml, e sapete che insieme al Nivea Invisible for Black and White Original sono
i miei must have a livello di deodorante e veramente sono straconsigliati, li adoro. Ancora un prodotto che vedete sempre nei miei video, per la maggiore sono prodotti che vedete sempre e che termino meno male ogni mese, è questo qua, che è il Colgate Max Fresh con questi cristalli di menta che vedete qua all'interno. Questo qua è veramente ottimo, costa soltanto 50 centesimi, quindi è il mio dentifricio da tanti mesi a questa parte, continuerò a utilizzarlo perché lascia una bocca bella, fresca a lungo, mi piace come lava i denti, mi dà proprio la sensazione di pulito e freschezza ed è quello che io cerco in un dentifricio e quindi poi anche per il prezzo che ha, voglio dire, veramente super consigliato. Poi ho terminato questa lacca qua di Malizia, lacca forte ecologica, ce l'ho veramente da tantissimo tempo, anche perché ne utilizzo veramente pochissima ogni tanto e non mi è piaciuta, ma non mi è dispiaciuta, nel senso che una semplicissima lacca, voglio dire, lacca forte, mi mettevo un po', mi bastava, niente di particolare, ecco. Non so se la prossima volta comprerò questa, ne proverò un'altra, insomma, una cosa normale, non mi ha né entusiasmato né non mi è piaciuta, insomma. Passiamo al viso, ho terminato finalmente questo tonico vitalizzante di Nivea, sono 250 ml, non ricordo quanto io l'abbia pagato, ma non tantissimo. Questo qua è per pelli da normali a miste, tonifica e rivitalizza per una pelle morbida e fresca, con vitamina E e idra IQ. Questo qua io ve l'ho bocciato e vi lascio qua in sovraimpressione il video in cui ve lo boccio, perché avendo utilizzato quello di Anthos, quello di Biofficina Toscana, comunque che sono astringenti, questo qua si rinfrescava, ma non mi dava assolutamente nessun effetto particolare alla pelle, quindi è come se io passassi un po' un dischetto con un po' d'acqua sopra e per rinfrescare il viso, quindi per me è bocciato e sicuramente non lo ricomprerò più e tanto meno ovviamente ve lo consiglio. Poi altro prodotto che ho terminato è questo qua di Brochet della linea Sebo Vegetal, che è un gel detergente purificante con polvere di Baikal purificante per pelli da miste a grasse. Questo qua è una confezione da 125 ml. Ci ho messo un po' a terminarlo perché non l'ho usato spesso, a volte utilizzo anche il sapone di Lorenzo, quello che utilizzo magari per lavare il culetto, le manine e un po' il visino, e appunto poi mi sono concentrata a finirlo. È sempre un prodotto che mi piace, lava molto bene il viso e in gel, quindi ne basta veramente poco e quindi di conseguenza dura tanto. E lo pago sempre intorno ai 4 euro se non vado errato, penso di ricomprarlo prossimamente e è un prodotto che vi consiglio se avete una pelle misto grassa come la mia, è un prodotto che mi piace molto e appunto mi sento di consigliarvelo. L'ultimo prodotto che ho terminato è un prodotto di make up e parlo di questo fondotinta qua di Brochet, che è il mio amatissimo zero difetti 14 ore e nella tonalità beige 200. Questo qua è 30 ml, lo pago sempre intorno ai 10-11 euro, infatti adesso l'ho ricomprato perché non ne posso fare a meno, è il mio fondotinta quotidiano, mi trovo molto bene, non mi dà problemi di secchezza, non fa come, non si comporta come il fondotinta di Kiko, quello là, Hydratic Foundation, che a un certo punto stava proprio, se ne cadeva a pezzi. Questo qua rimane bello intatto tutta la giornata, vado solamente a incipriarlo un po' perché ovviamente
avendo una pelle misto grassa, insomma, ho bisogno di ripassare la cipria a metà giornata, però il fondotinta veramente non si muove, resta tutto il giorno e quindi per me è un prodotto super amato, super consigliato e lo sapete, insomma, se siete se mi seguite da un sacco di tempo sapete che veramente lo adoro, ve l'ho fatto vedere in ogni salsa, ne avete veramente le borse piene, però questo fondotinta per me è ottimo e quindi è super consigliato. E niente ragazze, questi qua erano tutti i prodotti che ho terminato nel mese di settembre, che avevo già anticipato che erano pochini questo mese rispetto al mese scorso, però il mese scorso comunque ho raggruppato due mesi. Fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto, con un commento qua sotto che cosa avete terminato voi, se abbiamo pareri discordanti, pareri in comune, se vorreste consigliarmi, non lo so, un prodotto da provare. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale così da restare sempre aggiornate con i miei video. C'è il pulsantino qua, iscriviti, così da ricevere gli aggiornamenti ogni qualvolta io carico un video. Vi mando un grosso bacio. Ciao e al prossimo video!